Gianluca Arena con l'assessore allo sport, agli eventi di Val Guarnera. Caro Pepe, quello che è stato il gancio, quello che ha fatto entrare Val Guarnera nel circuito turistico regionale Bella Sicilia. Questa scelta come mai e quali sono gli eventi più importanti di questo grazioso paese? Allora, innanzitutto buonasera a tutti, la scelta è dovuta per la vostra professionalità e la vostra passione. Ho notato veramente una passione incredibile. Per quanto riguarda invece il venire a Val Guarnera, io vi dico sempre, innanzitutto è Carrapipi. Carrapipi a me me lo dicono sempre per scherzare, io dico ci vado con piacere ogni sera. E vi dico questo perché Val Guarnera è un paese veramente a misura di persona per chi vuole la tranquillità, il relax, la buona cucina a chilometro zero, veramente sono tutti prodotti bio. Per quanto riguarda invece le nostre tradizioni, pre-Covid ne avevamo tantissime, partendo dal nostro carnevale, perché da 10 anni abbiamo veramente organizzato dei bei carnevali. Abbiamo la festa di San Giuseppe dove facciamo le tavolate, dove c'è la processione, vengono tantissimi turisti. E poi la festa che stiamo facendo in questo momento, chiaramente con tutte le problematiche del Covid, che è la festa di San Cristoforo, che è una festa che fa tornare a Val Guarnera tutti gli emigrati e realmente diventa un mese agosto di festa importante. Poi, che dire, la cosa invece che volevo sottolineare, perché abbiamo parlato in questa registrazione di video di agricoltura e di bio, noi dagli anni 70 abbiamo avuto la possibilità, siamo stati veramente un paese, questo ve lo dico perché io sono del settore e grazie a questo ho avuto veramente un trampolino di lancio nel mio lavoro, nel mio piccolo chiaramente. Noi abbiamo avuto 40 anni di tessile e abbiamo avuto veramente per 20 anni delle aziende di abbigliamento, di capospalla, di abiti che costruivano e erano presenti in tutti i migliori negozi d'Italia e del mondo. Purtroppo questo si è ridimensionato, però spererei che ritorniamo a essere veramente quel paese che mi dicevano: ah, Gianluca, il Veneto del Sud, Val Guarnera. Ecco perché a volte per me Val Guarnera dire esiste è una contraddizione, perché non esiste per certe persone, ma per chi era nel settore dell'abbigliamento vi posso garantire che eravamo veramente la Veneto del Sud. Una cittadina assolutamente viva, partiamo dalle miniere del Zolfo, quindi c'è stata sempre un'evoluzione, il paese si è sempre inventato qualcosa per lavorare, quindi abbiamo parlato del Zolfo, abbiamo parlato del tessile, abbiamo scoperto, e lo vedremo anche più avanti durante la puntata, che c'è la produzione qui del fico d'India, ma anche e soprattutto dello zafferano, che è un prodotto d'eccellenza di questo territorio e anche della nostra Sicilia. Quindi un paese che tutto sommato riesce a rigenerarsi continuamente e trovare lo spunto per andare avanti. Sì, hai detto bene Michele, abbiamo una testa da imprenditore, questo lo dico veramente con presunzione, infatti mi hai anticipato su questo, poi successivamente vedrete anche la produzione dello zafferano e quello che sta portando, ma la cosa che hai detto veramente reale è quello che ci rimettiamo sempre sul mercato e cerchiamo di alzarci e rialzarci anche cadendo. Questo significa avere veramente una testa da imprenditore, siamo delle persone che viviamo in un paese dove per tanti possono essere, può essere un paese con i nostri limiti, ma per qualcuno potrebbe essere invece un paese con una positività, significa la tranquillità e vivere bene.